Teramo è una città generosa verso chi ha bisogno. Nel recente difficile periodo c'è stata e continua ad esserci tanta carità silenziosa. Sono queste le parole del vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, a commento della donazione di arredi fatta dall'azienda per il diritto allo studio teramano alla Caritas diocesana. L'AZU di Teramo infatti rinnoverà, causa distanziamento Covid, l'intero arredamento della mensa universitaria di Colleparco e quello attuale sarà destinato a 4 strutture per bisognosi gestite appunto dalla Caritas. Come rinnoverete la mensa centrale del campus? Cambiamo l'arredamento, sono 80 tavoli nuovi e 400 posti. Attualmente sono 64 tavoli e 256 posti, quindi aumentiamo la disponibilità a sedere, miglioriamo l'accessibilità, ma ancora di più con un sistema informatico, un sistema di QR code generato con il pagamento, l'accesso alla mensa sarà controllato e quindi si eviteranno di fare le file. Lo studente avrà un segnale sul telefonino, sul QR code che registra, generato e pagato, e dove gli sarà informato su quanta fila c'è e quando c'è da attendere per andare a mangiare, quindi per evitare questo le file e la mensa. La firma del comodato d'uso gratuito tra l'AZU e la Caritas di Teramo per gli arredi da mensa cade tra l'altro in una giornata particolarmente significativa per tutti i teramani, la festa della Madonna delle Grazie, una festa di carità. Ci tengo a dire che la carità va fatta in silenzio. Don Igor, che come sappiamo ci ha lasciato, condivideva pienamente questo messaggio, la carità va fatta in silenzio. E io ho dovuto rispondere a molte realtà istituzionali, ma anche di privati, che hanno donato molto alla Caritas per venire in aiuto non solo per la mensa, ma anche per bisogni personali. E certamente questo dono di strutture che possono servire per le realtà nelle quali la Caritas presta il proprio servizio sono una grande occasione, per un segno che va al di là del gesto in quanto tale, perché c'è una diffusa condivisione. Io credo che noi dobbiamo lavorare molto per incoraggiare questo mondo sommerso, silenzioso, che di fatto si prende a cuore, così come ho ascoltato anche tanti imprenditori che sono preoccupati, che si sono impegnati a trovare anche soluzioni per non licenziare. Questo sono piccoli segni di una comunità che non è quella che appare.